Il progetto SMART della protezione civile entra nel vivo negli istituti della BAT. Si parte con il liceo scientifico Caffiero di Barletta. 25 gli studenti che partecipano ad un'esperienza che coniuga la formazione con l'addestramento, le tecniche di allertamento con l'autoprotezione, la messa in salvaguardia e collaborazione nelle attività di soccorso e assistenza. Noi riteniamo che gli studenti siano i cittadini ideali per costruire una nuova cultura di protezione civile e soprattutto per trasmettere un concetto a cui noi teniamo molto, che è quello della resilienza. Prendere coscienza, conoscere i rischi il più possibile e prendere consapevolezza che questi rischi possano a un certo punto manifestarsi. Quindi vogliamo preparare le popolazioni del futuro, le generazioni del futuro, a conoscere un po' quando camminano, quando si divertono, quando vanno a scuola, quali sono i rischi con cui convivono. E questo, diciamo, serve per metterli in guardia e noi siamo qui per questo, per dare informazione e per formare i futuri cittadini della protezione civile. Alternanza scuola-lavoro, un'esperienza che coniuga la formazione con la protezione civile, soprattutto un progetto basilare per i ragazzi. Questa è la continuità di un progetto già incominciato dalla provincia ormai tanti anni fa. Voglio ricordare che oltre 2000 ragazzi abbiamo fatto in questi anni, la provincia Barletta-Andria-Trani ha fatto negli anni passati quasi una formazione per circa 2000 ragazzi delle varie scuole. Oggi con il progetto SMART della provincia stiamo istituzionalizzando questo servizio. Dalla teoria alla pratica, l'alternanza scuola-lavoro è fondamentale, soprattutto poi con un progetto del genere. Sì, è innovativo e poi soprattutto è originale perché appunto trattandosi di protezione civile è uno dei percorsi forse più rari in Italia, credo. Forse pensiamo di essere anche un po' l'apripista di questa nuova possibilità. È una possibilità per tutte le scuole anche, evidentemente, di confrontarsi con queste tematiche. La prevenzione, la sicurezza, lo scambio, l'informazione tecnologica. Un vero e proprio addestramento con tecniche di allertamento. Alla fine gli stessi, con questo percorso di formazione, diventeranno veicolatori di informazione, quindi a loro volta saranno sempre accompagnati ovviamente dal personale legato alla protezione civile, quindi nei termini governativi, parliamo di comune, prefettura, regione, e saranno accompagnati anche dal volontariato per poter incontrare stessi ragazzi in altre organizzazioni e poter parlare loro di che cosa sono le aree di attesa, le aree di ammassamento, informandoli di quello che loro hanno fatto, quindi diventare dei veicolatori di attenzione. La Barletta per News24.it, Floriana Tolve.